si è chiuso il cerchio intorno all'episodio di Mirabella, che ieri ha descritto la prematura morte di Giuseppe Rigon, giardiniere di professione residente al Santo di Thiene, che poco dopo le 10 del mattino è stato soccorso nel cortile della casa del fratello, purtroppo senza esito positivo. Si parla di morte naturale, senza necessità di ulteriori accertamenti. Non ci sarebbero dubbi su quanto accaduto, infatti, tanto che i carabinieri della compagnia di Thiene sono stati informati del fatto accaduto dalla centrale operativa del SUEME, senza la necessità di approfondire quanto accaduto. L'uomo di 56 anni è stato colto da un malore, rivelatosi fatale nell'arco di pochi minuti, mentre si trovava alla guida di un macchinario agricolo della proprietà di famiglia. Avrebbe avuto solo il tempo di arrestare il movimento del mezzo agricolo senza riuscire però a chiedere aiuto, rimanendo bloccato nell'abitacolo per poi accasciarsi sul sedile con il motore del mezzo rimasto ancora acceso in una zona di campagna al confine tra i territori di Sandrigo e Breganze. Una squadra di soccorso dei vigili del fuoco e dell'ambulanza con a bordo i sanitari del 118 giunta sul posto hanno effettuato le manovre di salvavita dopo averlo liberato dall'abitacolo al fine di tentare il tutto per tutto per ristabilire un filo di speranza. Ogni sforzo è stato purtroppo vano. La salma di Giuseppe Rigon è stata trasportata all'ospedale di Sant'Orso in seguito al drammatico evento, dove sarà preparata per le esequie in programma martedì mattina. Il funerale si terrà alle 9.30 nella chiesa della parrocchia del Santo di Thiene, quartiere cittadino dove il compianto aveva costruito la sua famiglia insieme alla sua compagna e i due figli, Davide e Roberto, mentre il feretro dopo la cremazione sarà trasportato nel cimitero di Breganze, suo paese d'origine, dove verrà tumulato. Domani sera alle 20.30 nella stessa casa del Signore la recita del Santo Rosario.